Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, benvenuti in questa nuova avventura di pesca. Oggi vi porto con me in una battuta a spinning in porto. L'obiettivo di oggi è il barracuda come target, utilizzando ovviamente la tecnica della pesca a spinning, quindi pesca con le esche artificiali. Chi lo sa come andrà questa battuta di pesca? Sicuramente ci proveremo, faremo del nostro meglio e venite con me in questo video, speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura. Dai ragazzi! Oggi battuta di pesca al barracuda, il nostro target principale. Come spot ho deciso di andare a provare nella punta di questo porto e la nostra battuta si svolgerà a cavallo del cambio di luce sul tramonto. Si tratta fondamentalmente di una battuta di pesca che già ho fatto diverse volte. Andando verso il tramonto utilizzo artificiali Minnow Jerk della lunghezza tra gli 80 e i 120 mm. Sulla fase di tramonto, proprio nel cambio di luce, inizieremo a mettere anche artificiali più lunghi, arrivando man mano che avanza la notte fino a lunghezze di 210 mm con long jerk che ci permettono, oltre ad essere maggiormente avvertiti dal predatore, anche di fare maggior distanza di lancio. Sono arrivato nella parte del porto, su questa punta dove inizierò la mia battuta di pesca di oggi, e ho innescato delle esche artificiali della lunghezza di 120-140 mm per iniziare la mia battuta di pesca. Si tratta comunque di long jerk che mi aiutano anche sulla distanza di lancio che riesco a raggiungere, perché in tanti casi qua i predatori si mantengono un po' lontani. Una cosa che si fa, si sente un po' la frizione e inizio a fare dei lanci a ventaglio lungo la zona di pesca per iniziare a capire anche la presenza di pesci predatori e la zona di caccia dove si possono mantenere. E iniziamo, ecco, a scandagliare anche il fondale per capire se riusciamo ad avere qualche risposta in termini di catture. Cuda.
scuda. Procediamo con un rilascio. Prima cattura effettuata su un bel jerk 140, correzione naturale. Vediamo un po' se ci ripetiamo con qualche altra cattura magari più sostanziosa. Tipo di recupero sempre lento, alternato con delle jerkate, stop e ripartenza. Bisogna fare attenzione fino agli ultimi metri di recupero, perché in tante occasioni è proprio sotto questo scalino che c'è qui che si hanno gli attacchi. Avevo visto già un po' di cacciate, dico la verità, mi aspettavo uno strike. Allora, siamo nelle fasi clou del calasole, nel cambio di luce al tramonto. Ora faccio un cambio di artificiale, sostituisco questo jerk da 140 con artificiali più lunghi e più performanti anche come azione di lancio, quindi andiamo su artificiali di 170-190 mm, sempre long jerk, per insidiare qualche barracuda, cercando di fare quello di taglia, sperando che la taglia sia decisamente migliore di quello che abbiamo appena catturato. Questa seconda parte della pescata la faccio con un bel Mommotti 190, che in tante occasioni mi ha portato belle soddisfazioni. Bello! Vai! Che è il rumore che fa muovere? Lo sgragnoliamo! Bravo! Fatto molto lontano, sì, non è grandissimo, però va da coraggio! Bello, bello! Sì, sì! Cerchiamo di venire a capo di questa serata ricca di eventi sfortunati, tuttavia un barracuda anche di medie dimensioni, medio-piccole dimensioni, è venuto a farci visita e ci dà coraggio per continuare ancora un po' la nostra battuta di pesca. Allora, facciamo, diciamo, due parole su questa battuta di pesca, almeno per queste fasi della pescata. Ho sostituito un artificiale per forza maggiore, perché ho fatto una mega parrucca sul lancio e quindi ho perso l'artificiale. L'ho sostituito con un Tide di colori bianco perlato, Tide 170. E nel primo lancio, dopo aver rifatto la montatura, ho avuto questo strike, un bel pescetto che dà coraggio e dà anche un significato diverso a questa pescata che si era un po' compromessa. Dopo questa prima parte della pescata all'esterno del porto, ci spostiamo un po' dentro, facciamo due lanci pure all'interno. Chissà mai che siamo più fortunati. Mi piace molto la pesca in notturna, ecco, perché ci dà anche quella sensazione un po' di mistero. I pesci si avvicinano con minor malizia anche all'interno dei porti, nel sottocosta.
cosa che non succede solitamente di giorno, quando ecco si tengono molto più distanti. Cari amici, siamo alle conclusioni di questo nostro video, spero vi sia piaciuto e faccio ancora qualche lancio qui all'interno del porto. Nel frattempo noi ci salutiamo perché le batterie della mia GoPro e le altre cose si stanno anche scaricando e noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima. Martello, voglio...